Perché decine di acquirenti ogni giorno non comprano casa? È normale che tantissimi potenziali acquirenti, una volta vista una casa, se ne vadano e non comprino. E lo fanno per diverse ragioni. Scopriamolo insieme in questa nuova puntata di Pillole Immobiliari. Benvenuto o bentornato, sono Stefano Cacciatore, consulente esperto in mercato libero e in esecuzioni immobiliari. Dunque, statisticamente la maggior parte delle persone non compra l'abitazione per i seguenti motivi. Primo, il proprietario o l'agente immobiliare di turno non la presenta in modo adeguato. Magari la casa rispecchia le esigenze del cliente, ma durante la visita non si è stati in grado di creare uno stato d'animo che faccia sì che le persone si innamorino, dando loro la sicurezza, la tranquillità e quella spintarella che sarebbe servita per decidere. Quindi finiscono per comprare altrove. Secondo, l'abitazione o il contesto presentano difetti evidenti, con ambienti poco curati, dando l'impressione agli occhi dei potenziali acquirenti che questa presenti delle problematiche che li porta a scappare a gambe levate. Quindi o non comprano o si sentono autorizzati a fare offerte a ribasso. Terzo, il prezzo non congrua l'effettivo valore dell'abitazione. Oramai gli acquirenti sono molto informati e prima di avanzare un'offerta si documentano sul reale valore dell'immobile. Non era abitudine di chi vendeva casa durante il periodo di grande speculazione immobiliare prestare attenzione a determinati aspetti, perché queste si vendevano praticamente da sole. Può essere che tu hai acquistato durante quel periodo, ci dia oggi particolare importanza, ma così facendo perdi molti potenziali acquirenti. E lo stesso discorso vale per quegli agenti immobiliari che non hanno mutato il proprio metodo di lavoro nonostante il grande cambiamento del mercato immobiliare di questi ultimi anni. Considerando che i prezzi, dopo il grande ribasso di circa un 20-25%, continuano a calare ogni anno, se vuoi vendere e non vuoi che la tua casa continui a perdere valore, devi fare certe cose che una volta non servivano. In pratica, per far emergere la tua abitazione, fra la grande quantità di immobili sul mercato e contenere il calo dei prezzi, dovrai adottare tecniche di valorizzazione ben precise e una strategia efficace a ridurre i tempi di vendita e realizzare il prima possibile. Ogni agenzia immobiliare ha un proprio sistema di vendita che nel 99% dei casi si limita a un servizio fotografico decente e un annuncio caricato su un portale immobiliare, rimanendo poi nell'attesa che qualcuno chiami. Quando fra tutte le agenzie immobiliari che hai interpellato ne avrai individuata una che, oltre a fare due cose che ti ho scritto sopra, fa anche attività di marketing finalizzata a venderti casa il più rapidamente possibile, fermati un attimo e cerca di approfondire nel dettaglio. Quello che devi fare è metterti nelle mani di chi ti motiva e ti mostra dati concreti del proprio operato, ti spiega il valore della tua casa, ti dice cosa farà per venderla e perché farà tutto quello che riuscirà a farti monetizzare il prima possibile. Tieni anche in considerazione se ti consiglia delle attività da fare, dei comportamenti da tenere quando ci sono potenziali acquirenti perché vedono la tua casa, e soprattutto se ti dà un valore della stessa messo nero su bianco, motivandolo. Posso dirti che se fa tutte queste cose, allora è l'agenzia immobiliare giusta. Beh, noi lo facciamo. Ciao, ti aspetto.